faccio vedere come si fa meta. Questo punto è mio. E anche questo ostacolo è stato superato. Attenti, mi avvicino. Hoppla! Carattere, ci vuole carattere, altrimenti non diventerete mai dei bravi mecciaconi. Vediamo se riesce a prendere questo tiro, ragazzino. Ecco qui, prendi! Certo che lo prendo, è facilissimo! Prendila, Joe! Fa vedere come si gioca! Hopla! Ci dai in faccia! Prendi questo! Ma che state facendo? Smettetela di picchiarvi! Così non risolverete nulla! Smettetela, vi ho detto! Basta! Insomma, volete ascoltarmi? Basta! Sono stanco di ripetere che picchiarsi non serve a nulla! Non è questo il modo per diventare dei bravi mecciacon! Beh, però devo riconoscere che siete pieni di volontà. Vuol dire che la disciplina la imparerete in seguito, ma è importante perché vi aiuterà a sconfiggere gli ostacoli che incontrerete nella vita. Capito qual è lo spirito, ragazzi? Sì, certo, Daigo! Sono felice che abbiate capito il mio discorsetto. Il vostro allenamento è finito per oggi. Ritiratevi. Grazie, signore! Ed ora la terza squadra pulirà i veicoli volanti e che siano ben lucidi, mi raccomando. Agli ordini! Fianco sinistro, sinistro! Schieramento in fila indiana! Avanti, marsh! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Caspita, che disciplina! Beh, meglio così. Presto, corriamo! Che succede? Non si riesce neppure a fare la doccia, ma sarà meglio andare a vedere. Ehi, voi! Che succede? Oh! Oh! Ma è nudo! Chi è nudo? Oh, Mini! Accidenti a me, sono sempre così sbadato. Peggy, ma cosa è successo? Tutti quelli che ho visto passare mi sembravano sconvolti. È accaduta una tragedia. Un terremoto ha colpito Balcano e la zona circostante. Un terremoto? No! Oh, ma sì, sembra che oggi riesca a scandalizzare tutti quanti. Scusami, scusami. Un attimo di pazienza, Peggy. Mi rivesto e vi raggiungo subito, Ehi, voi, fatemi passare! Oh, che modi! È spaventoso! Colpite da questa grave tragedia. Per un motivo non ancora accertato, i vulcani della zona hanno ripreso improvvisamente la loro attività, provocando un terremoto senza precedenti. 28 città della Federazione di Balcano sono state completamente distrutte. Non credo che la calamità che ha colpito la zona di Balcano sia un fenomeno isolato. Forse la grande catastrofe è molto più vicina di quanto immaginavamo. Padre, vuoi forse dire che continueremo ad avere fenomeni del genere? Probabilmente. Sono d'accordo anch'io col dottor Otaki. Da parecchi anni l'energia solare è discontinua e in modo particolare quest'anno. Ho studiato a fondo il problema e posso asserire che il pianeta Ugape è in gran parte il responsabile di questa situazione. E più precisamente l'Ixtron di Ugape. Le notizie che abbiamo sono piuttosto vaghe. Perché non ce ne parli? D'accordo. Ma per far questo dovrò iniziare dagli avvenimenti che provocarono la prima catastrofe. Come sapete, la Terra subì grossi danni a causa del pianeta Rikones. Negli anni Ottanta questo asteroide era considerato soltanto come un corpo pesante che si stava avvicinando al sistema solare.
Poi, venendosi a trovare molto vicino all'orbita terrestre, la sua massa molecolare cominciò a disgregarsi e piccole meteoriti, la cui potenza esplosiva era terribile, caddero sulla Terra con il risultato che ben conoscete. Quando Rikones si allontanò, decisi di analizzare le meteoriti, pensando che contenessero energia, e fu così che scoprì questa strana sostanza vivente. La sottoposi a molte prove, ed in seguito al verificarsi di determinate circostanze, fui certo che l'Ixtron possedeva delle proprietà particolari e più esattamente riusciva a proteggere le sostanze che conteneva. Capite senz'altro l'importanza di questa scoperta. Se l'uomo riuscirà ad assorbire questa energia, sarà immune da ogni malattia, il che gli permetterà di vivere anche in ambienti a lui finora preclusi. Ma è necessario che l'Ixtron subisca prima dei processi di purificazione attraverso dei cambi qualitativi. Ma ritorniamo al pianeta Ugab. Sono convinto che si stia verificando un caso analogo a quello di Rikones. Il suo avvicinamento costante ha influenzato il sistema solare. Quindi i fenomeni a cui assistiamo derivano unicamente dallo scontro dell'energia solare con l'energia Ixtron. Perché ebbi quello shock nell'assorbire l'energia della meteorite? Perché la forza applicata al sistema energetico di Gordian era molto inferiore alla potenza dell'Ixtron che proveniva da quel frammento. Ma allora, Gordian, che quantità di Ixtron contiene? Per il momento è minimo. Si tratta di quella che ha avuto il tempo di purificarsi mentre la sottoponevo alle analisi di cui vi ho parlato prima. Successivamente cominciai a cercare un posto dove poter coltivare l'Ixtron su ampia scala. In poche parole, mi serviva una specie di serra. Il posto che mi è sembrato più adatto è una zona stalattitica sotto Victor City. Ed ora, dopo tanti anni, il processo di purificazione deve essere senz'altro già molto avanzato. Cosa prevedi per Gordian? Gordian è destinato ad avere una potenza molto più grande di quella attuale, ma questo avverrà quando saremo certi che l'Ixtron è completamente purificato. La minaccia della seconda catastrofe modifica i miei piani. Per questo motivo desidero che il dottor Kibbe controlli le condizioni reali del giacimento. Bene, dottor Otaki. Se vogliamo riuscire nell'intento, dovremmo fare molta attenzione. La zona è strettamente sorvegliata dai Madokter. Un momento. Io e Protesser faremo parte della spedizione. Non te lo permetterò, Daigo. È necessario che io vada, colonnello. L'Ixtron è essenziale soprattutto per Gordian. Sappiate che la seconda catastrofe è già iniziata. Ce ne siamo accorti dagli avvenimenti, maestà. Se vogliamo che il popolo Madokter sopravviva alla distruzione della Terra, è indispensabile scoprire la soluzione del progetto X. Hai forse qualche idea in proposito, Barras? Sì, signore. La prima cosa da fare è di immagazzinare più Ixtron possibile. Infatti era mia intenzione mandare delle truppe nel sottosuolo di Victor City. Hai la mia approvazione. Quando saremo in possesso di questa straordinaria energia, riusciremo anche a svelare l'enigma dello schermo del sole. Gran maestro, quanto tempo ci vorrà ancora per scoprire la verità sul progetto X? Prendi la mia apocalisse alla pagina delle predizioni, il messaggio di Dokuma e Madokter. Il nostro destino comincerà nel momento in cui le 28 trombe di Balcano saranno distrutte. È vero, è la descrizione del terremoto che ha colpito le 28 città di quella federazione. Le mie predizioni sono sempre esatte. Leggi la seguente, Saxidar. E finirà quando 18 colonne crolleranno a partire da quel giorno. Che significa? Questa rivelazione non mi è stata fatta completamente. Posso però interpretarla. 18 anni da quel giorno, forse 18 mesi o forse solo 18 giorni. Per questo non possiamo indugiare. Impadronitevi dell'Ixtron! Agli ordini! Allora, siete pronti? Ancora un attimo di pazienza, Daigo. Dovremo andare sempre dritti per un chilometro. Ehi, Dalf! Dimmi! Il percorso potrebbe aver subito delle modifiche a causa degli assestamenti sotterranei. Innesta il pilota automatico. Agli ordini, capitano. Bene, possiamo partire, Daigo! Solo attenti!
Se qualcuno non ha capito, lo dica subito. Non ci devono essere errori in questa operazione. Generale Tamadoc. Condottiero. Hai spiegato ai soldati in che consiste questa missione? Certo, signore. Questi sono i modoputer che userai. Sono stati riadattati da Elias esclusivamente per questa occasione. Sta tranquillo. In caso di necessità si trasformeranno in un mostro da combattimento. Non so davvero come ringraziarti, Elias. Questa missione mi è stata affidata per merito tuo e io farò tutto il possibile per non deluderti. Lascia perdere i complimenti ed entra in azione. Ah, sì, signore. Mi raccomando, ognuno di voi si attenga scrupolosamente alle istruzioni ricevute. E ora ai vostri posti! Agli ordini! L'analizzatore rivela la presenza di Ixtron. Il giacimento dovrebbe essere sul lato sinistro. Daigo! Procedi verso la parte sinistra della cava. D'accordo! Generale Tamadoc, il pannello video segnala una fonte nel jet. Cosa? Proprio così, a 30 gradi sulla sinistra. Finalmente l'abbiamo trovato. Dirigetevi 30 gradi sulla sinistra. Vado a fare un giro di ispezione. Mi raccomando, fa attenzione. Non preoccuparti. Per poco non precipitavo nell'abisso. Siamo in un bel guaio. Non credo che da qui sia possibile procedere. Ehi, gente! Questo sentiero è molto stretto, ma è l'unica possibilità che abbiamo. Di lì sotto ovviamente non si può passare. C'è il baratro. Dobbiamo raggiungere l'Ixtron a tutti i costi. Bene, avanziamo. Presto ai vostri posti. Bene. Ci siamo, demolite la parete. Allora riferisci quali novità ci sono. Hanno localizzato il punto esatto, signore. Tra pochi istanti dovrebbero essere sul luogo. Splendido. Fra un'ora l'Ixtron sarà nostro. Mi piacerebbe sapere che faccia faranno i Mechacon quando lo sapranno. Deve essere l'Ixtron. Controlli, dottor Kibbe. Sì, Daigo, è quello. Bene, ce l'abbiamo fatta. Andiamo. Ma che diavolo ti prende? Presto, prelevate l'Ixtron. È
meraviglioso. Oh, ci sono dei Madopute. Ma che cosa sta succedendo? È sicuramente una scossa di terremoto, Barras. Elias! Nel sottosuolo deve essere capitato qualcosa di anormale. La potenza che sprigiona l'Ixtron non è controllabile. Cosa? Attenzione, non lasciatevi prendere dal panico. Riunitevi tutti nella hall. Affrettatevi. È il posto più sicuro di Santore, ma vi prego, non perdete la calma. Saori! Colonnello. Dobbiamo metterci immediatamente in contatto con Daigo. D'accordo. Daigo, è pericoloso restare laggiù. Dovete tornare subito alla base. Barry, ci ordinano di risalire. Va bene. Ma capitano Barry, siamo venuti per prendere l'Ixtron. Questo è compito mio. Voi pensate a risalire in fretta? Ha ragione, noi possiamo fare ben poco qui. Dalf, tieniti pronto a partire subito. Va bene. E tu, Daigo? Prenderò l'Ixtron recuperato dai Madoputer. Oh, no! Non ti preoccupare, lo sai che è un ragazzo in gamba. Presto, Dalf, inserisci il pilota automatico. Cosa aspetti? Inserito. Slalom esplosivo! Vado potere in trasformazione. Ritiriamoci, presto! È incredibile. L'Ixtron salì a grandissima velocità verso il cielo, quasi a dimostrare la sua terribile energia. Poi ritornò al sottosuolo dal quale proveniva. La scossa tellurica che aveva colpito Santore e la zona circostante improvvisamente cessò. Ma tutti sapevano che la seconda catastrofe spaziale era inevitabile.